Pasquale Fortunato inizia un ciclo di incontri con gli studenti, si partirà martedì da quello che abbiamo potuto leggere e si parlerà di diabete, ma non solo. Sì, effettivamente l'amministrazione comunale di Praia Mare ha inteso istituire questi, diciamo, seminari di educazione alla salute. Questo l'abbiamo fatto, l'abbiamo così ideato noi come amministrazione e abbiamo avuto chiaramente la pregevolissima adesione delle dirigenti scolastiche sia dell'Istituto Comprensivo Statale che dell'IPS di Praia. Quindi va anche a loro il merito chiaramente di aver aderito, di aver capito l'importanza di questi cicli, di educazione alla salute, di seminari e di averli chiaramente subito accettati. In questa ottica, grazie anche all'intervento dell'Ions della Certosa di Padula e all'Ions dell'Alto Tirreno, abbiamo inteso organizzare questo primo incontro che prevederà uno screening per il diabete sugli studenti dei due istituti statali. E È si farà martedì prossimo. una malattia, purtroppo il diabete è in continua crescita e sta colpendo soprattutto i giovani, vero? E infatti, perché noi appunto siamo convinti che le malattie vadano prese nell'infanzia, nell'adolescenza, perché poi magari è chiaro che nel futuro si fa sempre in tempo a correggerli, però insomma, se presa in tempo, se scoperti comunque anche diciamo, con un certo anticipo, si può agire a livello, almeno se non alto, prevenire guai peggiori, insomma. Quindi è molto utile farlo questo tentativo di screening. Quello di martedì sarà un appuntamento ricco perché infatti ci sarà anche una lectio magistralis sui vaccini. Sì, e questo difatti la giornata poi si concluderà alle ore 16 nell'aula consiliare del comune con la lectio magistralis del professor Tarro. Il professor Tarro, forse ai non addetti, non è molto noto, insomma, ma a noi addetti ai lavori è una delle personalità più autorevoli nel mondo scientifico nazionale e internazionale per il suo notevole contributo dato nel settore della immunologia e quindi diciamo del controllo delle malattie attraverso l'uso dei vaccini. Credo che sia appunto una opportunità più unica che rara a Praia per sentire in un momento in cui a livello sociale, insomma, a livello del paese c'è una certa confusione tra chi sostiene, diciamo, delle posizioni Che forse non un po' di. dovrebbero essere sostenute. Ma sai, ognuno comunque è libero di esprimerle le proprie opinioni, perché altrimenti non saremmo un paese libero. Però è ovvio, insomma, che su certe tematiche io lascerei parlare, insomma, gli esperti, cioè quelli che vivono giornalmente questa realtà. Purtroppo poi spesso diciamo, anche argomenti seri diventano motivi di lotta politica e questo alla fine poi non va bene, insomma, perché si mettono in dubbio l'utilità delle campagne vaccinali, insomma, non sto qui a ricordare insomma, che dal vaiolo, da Jenner in poi, insomma, di questi ultimi giorni la scoperta di questo vaccino italiano per l'AIDS, insomma, ecco, credo che non si possa scherzare su questi argomenti. Come dottore, è preoccupato quando purtroppo si parla in maniera così leggera dell'importanza dei vaccini? Ma guarda, a me piace citare sempre un dato che ho appreso nei miei studi durante il corso di laurea e che ancora ricordo, pur non occupandomi di questi argomenti, perché io sono urologo. Allora, se il morbillo, per far intuire l'importanza delle campagne vaccinali, allora, se il morbillo viene contratto per vie naturali, si ha una complicanza si hanno dunque 10 complicanze serie su 100. Cioè nel senso che ogni bambino, ogni adulto che contrae il morbillo per vie naturali ha un 10% di probabilità di avere complicanze serie tipo broncopolmonite o anche encefalite. È chiaro che per carità si inocula diciamo, un microrganismo che è attenuato ma comunque vivo e per cui di conseguenza anche il morbillo contratto in maniera attenuata con il vaccino può dare delle complicanze, ma questa percentuale si riduce a 1,0001%. Quindi, insomma, credo che l'utilità dei vaccini sta in queste cifre, insomma, per non allungarci troppo in questo campo, poi è chiaro.